È una bella piazza vista da qui, non mi ero girato, mi ero accomodato vicino al presidente. È veramente una bella serata, lo diceva Federico, una serata emozionante perché ci riporta indietro di un anno, ci riporta alle nostre serate di luglio. Quando ho avuto il primo contatto telefonico con il presidente Ranucci ero al compleanno dei 60 anni di Stefano Tacconi e lui era sul letto di dolore a casa, e quindi abbiamo iniziato a parlare di questa cosa che sembrava poco plausibile a me e a lui, ad entrambi, e non ci siamo nascosti immediatamente le difficoltà che questa operazione avrebbe comportato, ma abbiamo assunto degli impegni reciproci e gli impegni reciproci sono stati tutti rispettati, e credo che la gioia che io ho visto sui visi, sugli sguardi dei ragazzi questa sera siano in qualche modo, Presidente, il risultato più bello che potevamo aspettare. La statua di Santa Scolastica in piazza non c'è perché quel monumento è stato posto in quel luogo in occasione del quindicesimo centenario della morte del santo. Però è una situazione che più volte in città abbiamo un po' tutti lamentato. Oggi non è propriamente semplice, ma questa non è soltanto la città di Benedetto, è anche la città di Santa Scolastica, per cui vi è forse ancora tempo per porre rimedio. Però scherzi a parte, è una giornata particolare, una giornata in cui, quando ho conosciuto Grazia per la prima volta, e quando mi ha detto: guarda sindaco, allora facciamo questo, la guardavo un po' così, dice: dobbiamo far entrare il pullman la mattina, ecco. Poi mi ha detto: dice, guarda che il presidente quando si mette in testa una cosa la fa, e quindi ho detto: allora se è così, io mi metto l'anima in pace, e quindi ci siamo immediatamente attivati anche per riuscire ad avere veramente questo bel gioiello qui con noi questa sera. È una grande soddisfazione, spero che anche questo sia un di grande augurio per la stagione che ci aspetta. Un Icusano è un grande arrivo per la nostra regione, è una iniezione di fiducia per tutta la comunità. Qualche tempo fa ero in Friuli ad Udine in occasione della celebrazione dei 40 anni del terremoto del Friuli, in cui i sindaci friulani tutti insieme hanno voluto un passaggio di consegne ideale tra loro che avevano completato dopo 40 anni il processo di ricostruzione e noi sindaci umbri che purtroppo dobbiamo ricominciare da capo. Ecco, in quella circostanza mi hanno raccontato che il terremoto ha portato l'Udinese in Serie A. Ecco, questo è ovviamente l'augurio più grande. Inizia per te in questa stagione un percorso complesso e difficile, un obiettivo che evidentemente non ti chiediamo di raggiungere così tu court con la prima stagione, ma insomma iniziamo a ragionarci dalla seconda alla terza, perché questa terra merita i tifosi della Ternana che hanno scritto per voi e per noi questo striscione qui dietro. Tenete duro, questa è gente che è abituata a tenere duro, la nostra gente ha reagito con grande dignità, Presidente, a questa ennesima sciagura. Non era facile, non era semplice scegliere di restare in una terra che, come spesso ho modo di dire, molte possibilità ha avuto in futuro, ha avuto in passato, molte possibilità può avere in futuro. È la patria della norcineria, è una delle due capitali italiane del tartufo, è nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, è la patria di San Benedetto e Santa Scolastica, ma ha dimostrato che in pochissimi secondi può riprendersi tutto. Ecco, questa però è una terra in cui la gente ha scelto ancora una volta di resistere, ancora una volta di ricominciare qui, ancora una volta di scommettere, e i ragazzi che sono qui sono anche i ragazzi che hanno scelto quest'anno di restare a scuola da noi, di continuare a dare vita e continuità appunto alla nostra comunità. Tutti insieme ce la possiamo fare, e io credo che il presidente stesso, i ragazzi, lo staff, gli operatori della vostra squadra non hanno compiutamente compreso quanto importante sia stato per la nostra comunità questo gesto. Non lo potete comprendere perché non potete vivere come noi
abbiamo vissuto l'emozione di sapere che una squadra importante come la Ternana, che milita in un campionato importante come quello di Serie B, in una condizione, una circostanza come questa, sarebbe tornata a stare con noi, lanciando un messaggio a tutto il mondo dello sport che qui si può tornare in ritiro. Norcia è stata sede di ritiri di moltissime squadre, soprattutto giovanili, e anche di moltissime altre discipline sportive. Ecco, possiamo ricominciare, presto torneremo ad avere delle stanze, che sono quelle che ci mancano, perché le vostre passeggiate serali con una città vuota evidentemente sono la nostra ferita più grande. Dalla prossima settimana rimonteremo il parco in piazza, così come abbiamo fatto per le feste di Natale. Ricominceremo con le manifestazioni dell'estate nuzzina, cercheremo di riportare la vita anche la sera dopo cena qui in città, e tutto questo lo dobbiamo anche grazie al vostro supporto, alla vostra spinta, all'entusiasmo importante che ci avete regalato. Consentimi anche a me in chiusura di fare dei ringraziamenti che sono alle forze dell'ordine che vedo qui e che ci hanno aiutato tantissimi, i carabinieri in particolare in questo momento nella nostra città, il consigliere Nicola Novelli, che è il nostro delegato allo sport e che ha collaborato con i tuoi per cercare di fare tutto questo per i nostri ragazzi questa sera. Grazie per questo sorriso che ci avete regalato.